Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per annunciarvi che sarò in live con Daipio verso le 3:30 circa, ragazzi. E in più vi porto questo gioco, che è un altro punto io, ragazzi, molto strano che molti conoscono, che praticamente si chiama Cosa preferiresti, ragazzi, in inglese, giustamente. Io adesso ho messo Google Traduttore che traduce in automatico le immagini. Se non è tradotto in modo corretto, cercherò di leggerlo in inglese e di tradurlo a modo mio. Allora, ci sarà appunto un paio di scelte da fare in ogni pagina, ragazzi. Questa è la prima scelta che ci troviamo davanti. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo Suona come chiunque altri, che è tradotta abbastanza male, che adesso andiamo a vedere che cos'è. Sound like anyone you want, ok. Quindi, essere come chiunque vorremmo, oppure parlare una lingua che si desidera. Vediamo un po'. Una qualsiasi lingua desiderata, quindi. Vediamo un po' la traduzione. Ok, speak any language you want, quindi qualsiasi lingua vogliamo. Preferirei più parlare qualsiasi lingua voglio. Infatti il 71% delle persone ha fatto questa scelta. Il 29% l'altra. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' che cos'altro ci capita. Ok, se tu fossi in un safari, cosa preferiresti? Avere i vostri piedi calpestati. Ah, ok, calpestare un piede di un elefante? Avere il vostro piede morso da un leone. Ok. Allora, schiacciato da un elefante o morso da un leone? Una scelta molto difficile. Sinceramente preferirei morso da un leone perché potrebbe anche salvarsi. No, invece no, qui la gente preferisce essere calpestata da un elefante. Io preferirei morso del leone perché magari se non ha morso in modo proprio cattivo non ce l'ha rotto del tutto. Quindi si può riparare. Invece schiacciato ormai ti ha schiacciato le ossa. Che gli vuoi fare? Ok, andiamo avanti. Cosa scegli? Cosa preferisci? Essere ammaettato dal tuo peggior nemico per la vita o essere separato dalla tua famiglia per la vita? Qual è la scelta che farei? Essere ammaettato dal peggior nemico per la vita, effettivamente, che essere allontanato dalla famiglia. Infatti, la maggior parte ha scelto al 70% quella scelta lì. Giustamente, mi sembra abbastanza brutto essere allontanati dalla propria famiglia. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' che altro c'è. Cosa preferiresti? Parlare come Yoda o respirare come Darth Vader? Parlare come Yoda, sinceramente. La maggior parte ha scelto quella, infatti parlare, respirare come Darth Vader deve essere proprio brutto. Con quel respiro bruttissimo. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' che altro c'è. Cosa preferiresti? Avere buona fortuna? Oppure rompere il braccio? What the fuck? Ah no, break your leg, pensa tu come l'ha tradotto, buona fortuna. Allora, break your leg, quindi romperti le gambe o romperti un braccio. Sinceramente preferisco camminare. Sinceramente, quindi rompermi un braccio. Infatti la maggior parte della gente ha scelto il braccio. Però quasi là, eh. Non è di tanta differenza, un 10%. Allora, vediamo un po'. Cosa preferiresti? Essere un cantante eccellente o essere un eccellente scrittore? Allora, essere un cantante eccellente si trasmette qualcosa in una maniera un po' più profonda. Essere un eccezionale scrittore invece rimane nella storia, perché una volta che sono finiti i cantanti, sono finiti, per quanto sia. Io direi essere un eccellente scrittore. Invece la maggior parte della gente è abbastanza ignorante, vorrebbe essere un cantante. Sapete com'è ormai tutti i cantanti che vanno di moda adesso che non sono cantanti? Però lasciamo perdere, andiamo avanti, va. Ecco, allora, cosa preferiresti? Mangiare solo cereali per la colazione o mangiare solo la pasta? Cereali per la colazione. No, ha vinto la pasta. Strana questa cosa, veramente strana. Wow. Ok, andiamo avanti. Allora, cosa preferiresti? Guardare il tuo film preferito a ripetizione, quindi per un giorno intero, oppure guardare Nick e Nora infinite playlist una volta? No, io preferisco guardare un film all'infinito per tutta la giornata, magari un film di quelli che mi piacciono. Il 77% ha scelto la stessa cosa, mi immaginavo. Ok, andiamo avanti. Only be able to swim, com'è? Allora, solo essere in grado di sussurrare o solo essere in grado di gridare? Io preferirei essere solo in grado di sussurrare perché almeno se la gente vuole ascoltarmi si avvicina. Invece gridare dai fastidio agli altri perché sono obbligati a sentirti effettivamente. Infatti la gente ha pensato più o meno come me e questo sono contento. Ok, cosa preferiresti? Eseguire piccoli furti per una vita o eseguire furti grandi per una vita? No, eseguire un furto grande per una vita. Io preferirei farne uno solo e fatto come Cristo comanda, che praticamente mi fa campare tutta la vita senza problemi. Scappo e sparisco. Invece di farne tanti piccoli e magari rischiare di essere preso. Infatti la gente la pensa come me. E GG. Ok, vediamo un po'. Cosa preferiresti? Barazzarsi o jet stabbed, che non me lo riesce a tradurre. E questa get shot, quindi essere uscire oppure get stabbed. Io adesso non riesco a capire lo stabbed che cosa sia, effettivamente. Quindi vado sullo stabbed perché essere eliminato? No,
Era così, ok. Non ho capito che è get stabbed. Ragazzi, ditemelo qua sotto nei commenti, così lo capisco e vedo perché ho fatto la scelta sbagliata. Ok, cosa preferiresti? Essere nudi per tutto il tempo? Non lasciare mai la vostra casa appartamento? Io vorrei non lasciare mai la mia casa appartamento, sinceramente. Infatti, la maggior parte della gente ha scelto il contrario: essere nudi per tutto il tempo. What? Davvero la gente viene che dal The Time? Ma io preferirei non lasciare la casa. Ok, cosa preferiresti? Raggiungi il tuo stipendio ideale, raggiungere il tuo peso ideale. Stipendio ideale. Uguale per 69%, mi sembra giusto. Tanto il peso, quello lì, lo recuperi quando vuoi, se ti impegni. Cosa preferisci? Avere il vostro nome conosciuto per sempre per aver fatto qualcosa di terribile o riconosciuti per realizzare qualcosa di meraviglioso? Meraviglioso, sinceramente. Infatti la gente uguale 79%, bella percentuale. Vai, dai, con l'ultima, vai. Allora, cosa preferiresti? Bere solo bevande gassate? Non bere bevande gassate, bere solo bevande gassate. La gente al contrario. Che strana questa cosa. Quindi a molta gente, la maggior parte della gente non piacciono le bevande gassate. Interessante. Va bene ragazzi, questo era hater.io, che poi sarebbe nient'altro che cosa preferiresti, ragazzi. E vedrete questo video sul nostro canale, ho visto che andava molto e ho deciso di portarlo anche a voi. Ditemi se vi piace e magari lo volete fatto una sera al posto del FAQ tra noi Febba, che scegliamo tutti insieme la nostra scelta. Cosa ne pensate? Lasciatemelo qua sotto nei commenti. E ci vediamo più tardi verso le 3:30 su Slider.io.